29 giugno, chi non sa che oggi si festeggiano i Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma, patroni della città eterna, che con il loro sangue hanno sigillato il primato di questa sede. Pietro, il pescatore di Galilea, che incontra Gesù personalmente, che è pescato dall'amore, è inviato dall'amore, a pescare uomini e non più pesci, pescato dall'amore di Cristo e inviato dall'amore di Cristo a pescare uomini che credano in Cristo. Il pescatore di Galilea naturalmente nel suo carattere molto istintivo e generoso, ma poi anche fragile, che rinnega il Signore ma poi ripara quel rinnegamento con l'attestazione di amore dopo la risurrezione. Mi ami tu più di costoro. Secondo la tradizione, ecco, lui insieme al suo segretario Marco fonderà la chiesa di Antiochia, fonderà la chiesa di Alessandria e poi a Roma sul Colle Vaticano, dopo che aveva tentato la fuga, darà la sua vita crocifisso come il suo maestro, però a testa in giù, perché lui diceva non era degno di morire come il suo signore, il suo maestro. E invece Paolo, il dottore delle genti, no? L'apostolo dei popoli, delle genti, colui che era il fariseo quasi fanatico, quasi terrorista, che vuole uccidere coloro che considera degli eretici, i cristiani, e che viene folgorato sulla via di Damasco e da avversario di Cristo diventa l'apostolo innamorato di Cristo, che diffonde, perché vaso eletto, il nome di Cristo in tutto il mondo, fino ai confini della terra, fino a Roma, dove anch'egli darà la sua vita decapitato alle tre fontane. Secondo la tradizione la sua testa toccò tre volte la terra dopo che fu tagliata e i cittadini romani venivano decapitati, non venivano crocifissi, e dove ha toccato la testa dell'apostolo delle genti, lì sono sgorgate tre fontane, quindi le tre fontane a Roma. La Basilica di San Paolo fuori le mura custodisce le sue reliquie, mentre la Basilica Vaticana, il centro materiale quasi, il centro quasi geometrico della Chiesa, si fonda proprio sulle ossa dell'Apostolo Pietro. In realtà Pietro e Paolo muoiono a Roma, probabilmente entrambi durante la grande persecuzione di Nerone, di cui parleremo, ma non muoiono allo stesso giorno, né muoiono allo stesso modo. Perché sono festeggiati lo stesso giorno? Perché loro, nelle loro personalità diverse e anche nei loro carismi, esprimono due aspetti che devono essere sempre compresenti nella Chiesa. La Chiesa è al tempo stesso un'istituzione, una struttura sociale che si tramanda tramite gli apostoli, a partire dalle disposizioni di Cristo stesso, e quindi la dimensione istituzionale della Chiesa, gli uffici, gli organi, i ministeri, i vescovi, i preti, le parrocchie, le abbazie, le diocesi e poi il centro a Roma. Questa è la dimensione istituzionale, sociale della Chiesa. E poi c'è la dimensione carismatica della Chiesa, che la si può personalizzare. Naturalmente sono delle attribuzioni preminenti, ma non è che in San Pietro mancasse lo Spirito Santo, mancassero i carismi, e in San Paolo mancasse il riferimento alla Chiesa istituzione. Però ecco, la Chiesa è anche libertà dello Spirito, è anche carismaticità, la Chiesa è anche preghiera, la Chiesa è anche rottura degli schemi, la Chiesa è novità e speranza che va oltre i limiti dei canoni
del Codex Iuris Canonici. E allora la dimensione istituzionale e quella carismatica della Chiesa devono essere sempre insieme, compresenti, proprio come vengono rappresentati i santi apostoli Pietro e Paolo. L'uno, San Pietro, che è stato 3 anni sempre insieme a Gesù e poi l'ha visto risorto. L'altro, San Paolo, che non l'ha conosciuto prima di convertirsi, prima della visione sulla via di Damasco, ma che comunque è stato il più grande apostolo missionario e ha inculturato la fede cristiana nella cultura, nella mentalità ellenistico-romana, all'interno dei confini dell'impero romano. Se non ci fosse stato lui, probabilmente il cristianesimo sarebbe rimasto una setta giudaica. Santi Pietro e Paolo, pregate per Roma, pregate per la fede della Chiesa, pregate per il Papa. Pregate per tutti noi.